Ciao a tutti e bentornati su questo canale e soprattutto in questo nuovo video. Oggi ho deciso di non mostrarmi perché ho un aspetto inaccettabile. Ho appena finito di pulire casa, insomma, sono un po' inguardabile. Comunque, oggi vi volevo rendere partecipi di questa ricetta che io ripropongo su per giù tutte le domeniche, ovvero la ricetta per fare il ciambellone. Allora, che cosa andremo a prendere? Ho già pesato tutti gli ingredienti. Qui abbiamo 250 g di farina 00 che andremo a setacciare. Infatti, qui ho già preparato questo setaccino. Poi abbiamo 200 g di zucchero. Metteremo un cucchiaio di olio. 50 g di latte in cui metterò il lievito per i dolci, 6 uova che andrò a dividere e qui abbiamo invece lo stampino per la ciambella. Io adesso che cosa farò? Vado già a dividere le uova, non riprenderò questo passaggio, però ci vediamo durante il montaggio dei bianchi e dei rossi. Bene, come potete vedere ho già diviso tutto, quindi qui abbiamo gli albumi, qui abbiamo i tuorli. Che cosa facciamo? Adesso per il momento mettiamo i tuorli da parte perché li monteremo dopo con gli altri ingredienti e andiamo subito a montare i bianchi. Ovviamente non sono da sola come al solito, sono in compagnia di mio marito, di Giuseppe si chiama. Quindi se vi piacciono le sue ricette, fatemelo sapere, lasciatemi un like. Al massimo se vuoi salutare. No, non vuole parlare, ma va bene. Quindi noi andiamo subito a montare gli albumi. Bene, come potete vedere, gli albumi sono montati a neve, si dice proprio così. Infatti, se io vado a girarli, non cadono assolutamente. E questo è il trucchetto, ovvero quello di montare bene bene gli albumi affinché poi la ciambella possa essere abbastanza soffice. Adesso vado a mettere questo nel frigorifero e partiamo con il montare i tuorli con i vari ingredienti che vi abbiamo mostrato prima. Allora, io non ho sciacquato assolutamente lo sbattitore. Tra l'altro, volevo dirvi che il primo ingrediente che andrò appunto ad utilizzare è lo zucchero, quindi adesso vedrete, cosa andremo a fare noi. Una volta fatto ciò, vado ad appoggiare lo sbattitore, magari possibilmente lo appoggio sulla coppetta stessa, e inizio con l'aiuto di un cucchiaio e non mi viene adesso il nome, ma del setaccino e del setaccino a setacciare appunto la farina. In realtà, volendo, potete utilizzare anche 200 g di farina e 50 g di fecola di patate, però io al momento la fecola di patate non ce l'ho, i primi ingredienti che ho trovato davanti sto utilizzando, cioè anzi stiamo utilizzando. E infatti, stando a casa, non potendo uscire, ci arrangiamo.
Con l'aiuto della paletta, quella che vi mostravo anche nel video della cheesecake, inizio ad amalgamare la farina con il resto delle uova e lo zucchero. E poi andrò ovviamente a miscelare meglio il tutto con lo sbattitore. La farina rispetto al resto degli ingredienti vi risulterà troppa. Non a caso abbiamo appunto qui del latte a cui aggiungeremo il nostro lievito per dolci. Ora vi faccio vedere anche la reazione. Vado ad aggiungere il lievito per i dolci nel latte, mescolo, adesso vedrete che si andrà a formare appunto una schiuma. Vado ad aggiungere il latte con il lievito all'interno del composto. Inizio a mescolare tutto. Aggiungo anche un cucchiaio di olio. Noi utilizziamo il San Domenico, questo qui. Tra l'altro è della nostra terra, lo fa un oleificio del nostro territorio. E lo mettiamo all'interno del composto. Andiamo a miscelare il tutto con lo sbattitore. Abbiamo avuto un intoppo, quindi stiamo procedendo con la pala. Abbiamo aggiunto un altro po' di latte, purtroppo non siamo riusciti a riprendere questo passaggio, ma comunque questo è l'impasto che dovrebbe venire. Quindi né troppo duro né troppo lento. Vi faccio vedere adesso cosa vado a fare io sulla forma. Sono andata a mettere un po' di olio, il San Domenico che vi ho mostrato prima. Con l'aiuto di un fazzoletto vado a bagnare, ad ungere più che bagnare, tutta la teglia, tutto lo stampo. Solitamente si mette il burro, io non amo particolarmente il sapore del burro. No, vado a mettere l'olio, lo metto bene anche qui sopra, perché solitamente succede che mi cade un po' di impasto anche lì sopra. Ok, dovrebbe venire così. Se voi volete aggiungere della farina, metteteci della farina, però io lascio tutto così. Per passare l'albume nel tuorlo, vi facciamo vedere cosa facciamo noi. Mi raccomando, a fare dei movimenti dal basso verso l'alto. Altrimenti andate a smontare tutto. Magari fatelo poco per volta.
Questo è quanto ci è restato dell'albume e adesso andremo a mettere ovviamente qui dentro. Nel frattempo abbiamo già acceso il forno, vi faccio vedere. Forno preriscaldato statico a 180 gradi. Nel frattempo è passato l'altro albume, sì. Andiamo a passare tutto, tutto, tutto dentro il nostro stampo. Andiamo ad infornare. Mettiamo il timer a mezz'ora, ovviamente poi in base al vostro forno vi regolate. Quando iniziate a sentire il profumo e vedete che si è dorato il ciambellone, allora potete toglierlo. Bene, noi ci rivediamo tra un po' e quando il ciambellone sarà pronto vi faccio vedere come lo metto io a raffreddare, così da non farlo sgonfiare. A dopo. Frattempo vi mostro Era. Ciao Era, che fai? Io adesso andrò a lavare i piatti che abbiamo sporcato. Questo è il musino bianco che noi abbiamo in casa. Era, mi dai la zampina, mamma? Mi dai la zampina? Dammi la zampa. Brava! Mentre lavavo i piatti, a distanza di qualche minuto, in realtà è passato poco meno di 15 minuti. Questa è la situazione. Quindi mi raccomando a far preriscaldare il forno. Ovviamente questo non implica il fatto che sia già cotta, però significa che è ad un buon punto. Guardate, a 5 minuti dalla fine del tempo, quanto è potuta crescere. Spero che dalla fotocamera renda. Ok ragazzi, allora questo è io come vado a far raffreddare la torta, la ciambella. In realtà io l'ho già uscita da dentro il tegame e vi faccio vedere com'è venuta. Considerate che l'ho tenuta su altri 10 minuti nel forno, sempre a 180 gradi, forno statico, quindi considerate un 40 minuti in totale. Vi metterò come al solito a fine video le fotografie. Io vi mando un abbraccio enorme. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciateci un like.
per vedere altri video come questo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Vi do un abbraccio grande anche da parte di mio marito. Ciao a tutti!